Amiga Bentornati per l'episodio numero 12 della rubrica L'Amiga del Cuore. L'Epifania, tutte le feste, le porta via, ma almeno un videogame del passato è giusto portarlo, specialmente se fa parte dei ricordi. In questa puntata vi voglio parlare di Santa's Christmas Creeper, titolo del 1992. Comincio con il dirvi che nonostante il gioco sia uscito con lo stesso nome per Commodore 64, ci sono delle grandi differenze. Infatti da uno sparatutto diventa per Amiga un bel platform. La storia è semplice e buffa. In pratica a bordo delle sue renne, il caro Babbo Natale perde tutti i regali che doveva consegnare e di conseguenza ci ritroveremo a percorrere ben 7 livelli, dove dovremo recuperare appunto i regali e salvare il Natale. Il sistema di controllo è semplice, un platform senza troppe esigenze, accompagnato da una tipica musica natalizia. Ci sono vari nemici, ma nulla di particolarmente complicato, come giusto che sia, per essere giocabile ad ogni età. Mentre l'azione platform è gradevole e ben studiata. Spesso ci ritroveremo ad ispezionare tutto il livello per essere certi di aver raccolto tutto il necessario. Prima di lasciarvi al long play e ad un breve commento, sottolineo come nella seguente rubrica l'intento è quello di portare i videogame per Amiga dall'inizio alla fine, per vedere assieme anche quel finale, che nel passato, per un motivo o per un altro, era difficile assistere. L'intenzione è quella di raccontare il gioco analizzando le tematiche, le varie meccaniche, fino al fatidico The End. Eccoci qui dopo la simpatica schermata iniziale e si può partire per il primo stage. Possiamo subito notare in basso come il gioco ci mette in evidenza lo score, le vite a nostra disposizione e il numero di regali da prendere prima di passare al livello successivo. Babbo Natale potrà lanciare le palle di neve, come state vedendo, per frizzare momentaneamente i nemici, impedendo quindi che loro ci possano colpire. E ciò si rivelerà molto importante, perché basterà un semplice colpo e ciao ciao vita. Ma durante il nostro cammino potremo raccogliere delle vite bonus. Una volta presi tutti i regali, dovremo andare sul pacco per sistemare il tutto ed avanzare nel prossimo stage, e così via. Vi lascio ora il resto del long play e noi ci risentiamo più tardi.
Siamo giunti alla conclusione. Anche Santa's Christmas Creper è stato portato a termine con successo. Fatemi sapere se avete mai provato questo titolo natalizio, o se l'avete comunque già visto, se avete qualche ricordo in particolare, e se magari lo farete giocare ai vostri figli, perché comunque è veramente adatto anche per i più piccoli. Esprimete pure sensazioni e pareri attraverso i commenti. Per oggi è tutto. Appuntamento al prossimo episodio dell'Amiga del Cuore. Sempre qui.